Siamo con Maurizio Battaglino, mister del Somario Aperno. Siamo sull'erba del Dino Tibaldi. Alle tue spalle c'è la squadra che si sta allenando. Allora, ci sono un po' di cose che voglio chiederti, però parto sul fatto che comunque sono giorni di lavoro. Voi vi siete radunati dal 9 agosto, insomma, già diversi giorni di allenamenti. Come hai visto la squadra fino ad adesso? Sì, abbiamo deciso di partire un po' prima nell'ottica appunto del fatto che siamo stati tanto fermi l'anno scorso, una stagione che si è interrotta troppo presto e peccato, e quindi abbiamo deciso così. Penso che la scelta sia stata giusta perché la squadra inizia a essere in palla, iniziamo a stare bene, a avere gamba. E diciamo, io per me è il terzo anno qua, spero di riuscire portarlo alla fine, perché a farlo completo. Esatto, perché nessuno dei due precedenti è andata così, purtroppo. Sono arrivato qua il primo anno in una situazione un po' complicata a livello di classifica. L'anno scorso eravamo riusciti a partire bene facendo 7 punti in 3 partite, passando il turno di coppa, e quindi l'idea quest'anno è stata quella di dare continuità, proprio perché eravamo contenti delle scelte fatte l'anno scorso e volevamo appunto provare a giocarci questo campionato con la rosa che avevamo scelto già l'anno scorso. Ecco. Abbiamo fatto qualche innesto, perché purtroppo abbiamo perso qualche ragazzo per situazioni scolastiche, lavorative, che quindi... Bravo, ti volevo chiedere prego. Quello. No, dico... Sì, a malincuore abbiamo perso qualche ragazzo, soprattutto milanese, in 2002, che l'anno scorso si era fatto conoscere bene, ma... come anche Davide Rosso, come anche Del Santo. Abbiamo perso qualche elemento, li abbiamo rimpiazzati secondo me bene, perché stiamo lavorando molto bene, però appunto la falsa riga, lo scheletro della squadra è quello dell'anno scorso, su cui, come ti dicevo, puntavamo molto e eravamo riusciti a fare una buona partenza. Ci auguriamo di partire di nuovo bene e di riuscire a mantenere un buon ritmo, nonostante il girone sia tostissimo. Il girone è tosto. Allora, parliamo dei debutti, ovviamente partendo da quello di Coppa Italia di promozione di questa domenica. Voi sarete in trasferta ospiti del CSF Carmagnola. Che partita ti aspetti, Maurizio? Mi aspetto una partita dura, come sempre, contro il Carmagnola, perché è una squadra importante, con una rosa costruita bene, hanno fatto degli innesti importanti, dico Barison e Lerda su tutti, inseriti in una rosa già ottima. E quindi sarà difficile per l'avversario, sarà difficile probabilmente per le condizioni climatiche, sarà difficile perché è la prima partita da settembre, e quindi non è facile. Però l'idea nostra è fare bene, ma soprattutto divertirci. Ci siamo un po' resi conto che quando giochiamo spensierati e divertendoci, chiaramente facendo quello che bisogna fare in campo, ci riescono meglio le cose. Quindi l'idea è quella, cercare di divertirci in campo, far divertire chi ci segue, chi ci viene a vedere, la società. Appunto, provare a dare qualche soddisfazione, fare un campionato senza troppi patemi, se riuscissimo. È chiaro che è dura, perché il girone, come dicevo, è tosto, ci sono tante squadre che tirano a vincere o andare ai playoff, e quindi bisognerà partire bene, cercare di partire bene e dare serenità e punti soprattutto. Ti faccio un'ultima domanda e mezza prima che appunto una pallonata ci raggiunga e ci stenda. Allora, parlando sempre di debutti, io vado un po' più avanti, ti chiedo del debutto di campionato del 12 a Villarbasse. Insomma, lì invece che, diciamo così, partenza ti aspetti per il campionato? Guarda, è difficile perché è una squadra che conosco poco, avremmo già dovuto incontrarla l'anno scorso ma non ci è stato dato modo. Però per le partite che ha giocato, mi sembra 4, una squadra che aveva fatto bene, era partita bene, aveva messo in difficoltà una squadra, ad esempio il Carasco, che aveva fatto forse tutte vittorie, un solo pareggio, e fu una partita molto tirata, forse vinta di un gol. Questo dimostra che è una squadra che non regala niente. Ho letto da giornali, per quanto non conosco, però ho visto che si sono rinforzati, hanno fatto 5 innesti, una squadra giovane, quindi sicuramente sarà una battaglia, come è stato l'anno scorso all'esordio a Scarnafigi. Sarà sulla falsa riga di quella partita lì, una partita probabilmente contratta, ma con 2 squadre che non regaleranno niente, vorranno fare punti entrambe per cercare di partire subito col piede giusto.
Per chiudere, quindi, ti aspetti un girone di promozione sicuramente avvincente e battagliero, dove però si vuole ritagliare un ruolo importante al Somma Riaperno e, come dicevi tu prima, di non soffrire, di regalare anche alla società e ai tifosi comunque un campionato dignitoso, dai, un campionato dove ci sono delle soddisfazioni. Sì, l'idea è quella. È chiaro che in un campionato dove ci sono 7-8 squadre che vogliono vincere o raggiungere i playoff non è facile. Però sicuramente saranno tutte partite combattute, belle da vedere, interessanti, e è chiaro che ci divertiamo un po' di più quando vinciamo noi e riusciamo a gestire meglio i punti classifica, via. Proviamo, noi il nostro concetto è sempre quello di lavorare tanto, perché il nostro ideale è che con il lavoro i risultati prima o poi arrivano e quindi noi partiamo da quella base di tanto lavoro, serenità, uno spogliatoio unito e la fortuna di lavorare in una società che non mette pressioni, fa lavorare serenamente. Io di questo non mi posso lamentare.